Sono qui a Napoli in compagnia del soprano Barbara Frittoli. Barbara, hai iniziato lo studio del canto, prima quello del pianoforte, prima quello del canto. Come è avvenuta questa scelta? Ma la scelta, dunque, io avevo 9 anni e dissi ai miei genitori: voglio suonare il pianoforte, perché ascoltavo musica in casa, si ascoltava molta musica, ma soprattutto Mahler, Wagner, c'era un po', era una scelta Ah, solo però. sinfonica e solo di quegli autori lì, quindi non sapevo neanche cosa fosse la lirica, proprio non, niente, zero, ero proprio assolutamente ignorante. E dissi: ma mi piacerebbe suonare il pianoforte. E mia madre mi iscrisse in conservatorio a Milano. Noi abitavamo circa in linea d'aria a neanche 1 chilometro dal conservatorio, cioè abitavamo praticamente dietro. Feci gli esami e mi presero per pianoforte. E poi con gli anni, siccome una delle materie complementari del conservatorio per tutti gli strumentisti è canto corale, e a quei tempi c'era Giulio Bertola, che era maestro del coro della Scala, e un altro maestro sempre di canto corale che aiutava era Bruno Casoni, che adesso è il direttore del coro della Scala. E soprattutto Casoni cominciò a mettermi all'angolo dicendo: devi fare canto, devi studiare canto. Io dicevo: no, no. Ma perché aveva riconosciuto in te Perché già una, sentiva la voce, cioè, sentiva, io avevo una c'era già, voce che era naturale. praticamente naturale. Venivo derisa, tra l'altro, dai miei amici che mi sentivano cantare in una maniera diversa, però questo era come cantavo io, eccetera. Poi naturalmente è arrivata la tecnica, eccetera. Ma questo è stato il motivo. Poi pianoforte dovevo sputar sangue per tirar, cavar fuori qualcosa di decente, e col canto fu tutto semplicissimo. Meraviglioso. È un miracolo, no? Per me, Sì. dicevo: Certo. cavolo, studio anche di meno, bellissimo. E quali sono state le tappe fondamentali che ti hanno portato invece al successo come soprano? Ma secondo me una cosa fondamentale che bisogna fare per avere successo è di non cercarlo, cioè è di veramente studiare, studiare seriamente, riuscire a trovare le persone giuste, e le tappe variano da cantante a cantante. Per me è stato importante sicuramente lavorare abbastanza nel coro all'inizio, perché questo mi ha dato un'idea di come cantare insieme agli altri, l'orchestra, eccetera, che di solito noi non facciamo esercitazioni orchestrali come gli strumentisti, eccetera. Purtroppo no. Purtroppo no, e questo ti frena un Sì, pochino, no? Ecco. certo. E poi cominciai a fare sempre dei concerti, sempre nel coro, e man mano mi tirarono fuori, io ascoltando gli altri, cercando di dare qualcosa di mio, cominciai a fare qualcosa di abbastanza buono. E poi il successo è un'altra cosa, ci vuole tempo. Mozart è l'autore che hai affrontato nella prima parte della tua carriera. La scelta di questo repertorio ti era stata suggerita dai tuoi insegnanti e quando poi hai sentito l'esigenza invece di espandere il tuo repertorio verso altri autori? Ma io sono stata fortunatissima perché ho avuto come insegnante la signora Giovanna Canetti a Milano, che è un'insegnante che insegna a cantare veramente sul fiato e sulla morbidezza. E secondo lei la base di tutto doveva essere per forza Mozart, perché uno, se riesce a cantare Mozart, può più o meno cantare Sono d'accordo. tutto, no? Perché c'è l'impostazione, perché c'è la morbidezza, perché c'è la dizione, c'è l'interpretazione, c'è tutto in una, diciamo, una struttura di una semplicità disarmante, ma di una bellezza celestiale, no? E quindi sì, sono stata certo consigliata dalla signora Canetti a fare Mozart, e questo mi ha dato da mangiare per parecchi anni. Ora tieni anche tu delle masterclass di Sì. canto, specifiche per un certo repertorio oppure ti espandi? Ma quando sono all'estero mi capita anche di fare del repertorio anche wagneriano, così. Adesso non che io sia un'esperta, ovviamente. Ecco, certo, se fanno più il repertorio più o meno che ho fatto io, il bel canto, Mozart, così per me è più semplice, perché avendolo poi appunto cantato, posso La tua dare veramente la esperienza. mia esperienza, cioè trasmettere qualcosa di mio. Ma comunque sia, se qualcuno viene con un'aria che io non conosco, o comunque un'aria che non ho mai né cantato, né un'opera che ho mai fatto, non mi interessa. A me, io mi baso su piccole
sulle chiavi, diciamo, per interpretare, che sono la musica e il testo. E quali sono i problemi che riscontri maggiormente nei giovani? Ma i problemi non sono vari, bisogna dire, perché uno è questo, voglio chiamarlo ottusità, ma non voglio offendere nessuno, ottusità nel dire che bisogna cantare sempre nella maschera. Allora è vero che la posizione è nella maschera, ma bisogna tener conto anche che abbiamo una testa, che abbiamo un corpo, eccetera. E purtroppo invece tutti cantano nella maschera, quindi schiacciano i suoni, riducono la morbidezza della voce, quindi tolgono le armoniche praticamente, non hanno più le armoniche dei suoni. E poi è il fiato, nessuno respira più, respirano male, prendono il fiato troppo velocemente, troppo duramente, quindi irrigidiscono tutti i muscoli della gola e poi il suono ne viene di conseguenza. Questi secondo me sono i due errori fondamentali, quelli che perlomeno riscontro dappertutto. Chiaramente non sei d'accordo su quello che si chiama l'affondo, cioè respirare, ma poi buttando in fuori. Il problema reale è capire che cos'è l'affondo, perché anch'io posso fare un affondo. Adesso qui ho cantato Adriana in certi punti, ma dipende da cosa intendi per affondo. L'affondo è un appoggio particolare, ma che non deve essere mai violento. Una spinta rigida. Una spinta statica. Rigida, sì, però fatta sempre nella morbidezza, perché se no anche lì costringi la voce oppure la spari come un cannone e non funziona, perché poi cambia il colore. Chiaro. E allora ti perdi qualcosa per strada. Era questo che volevi quando hai iniziato a cantare? Ma veramente no. Nel senso che non ho mai pensato ad una carriera, io mi divertivo tantissimo, mi piaceva tantissimo suonare, suonavo malissimo, lo devo ammettere, pianoforte, c'era il mio povero insegnante che era disperato, però a me piaceva la musica, io sapevo cosa dovevo tirar fuori, ma tecnicamente, anche se era un concertista, maestro Vincenzo Balzani prima e poi la signora Lidia Viola dopo, erano veramente bravi pianisti, però non sono riusciti a trasmettermi perché ero proprio una zappa come pianista, purtroppo, ma sapevo benissimo cosa potevo ottenere e l'ho ottenuto cantando era tutto più facile, mi è andata bene. Hai dovuto rinunciare a qualcosa per questa carriera? Finché sono stata sola naturalmente non ho avuto nessun problema, no? Perché ovviamente potevo badare a me stessa e girare. Poi ho avuto una famiglia e lì certo, ho perso molto, diciamo, dell'infanzia di mia figlia, anche se molto spesso cercavo di portarmela dietro, però quando ho cominciato ad andare a scuola ovviamente non si poteva più, quindi il sacrificio più grande che ho fatto io, ma che ha fatto soprattutto mia figlia, è stato, anche se il nostro rapporto ci vedevamo quando si poteva, però era un buon rapporto e questa è già una cosa buona. Oltre alla musica hai altre passioni? Io ricamo. Ah, che meraviglia. Sì, io amo fare il pizzo ad ago, il reticello, e poi adesso stavo imparando il puncetto, ma non ho più la vista adatta. Trovo sia un'arte molto nobile anch'io. Molto bella, e poi non mi stanco quando ho le pause così. È rilassante. Sì, posso ricamare, non devo parlare, non devo fare niente. Un'ultima domanda. I teatri italiani in questo momento attraversano alcune difficoltà. Avresti qualche consiglio o idea da dare ai giovani che vogliono avvicinarsi al teatro? No, purtroppo non ho nessun consiglio, perché la situazione dei teatri, soprattutto in Italia, è veramente disastrosa, ma devo dire non solamente in Italia. L'unico consiglio che io do è veramente cercare di studiare, di fare uno studio serio del canto. Non è mica detto che dobbiamo tutti diventare dei grandi cantanti e subito, quindi bisogna avere la pazienza, la calma e non per forza sentirsi spinti o farsi spingere dai genitori, dall'insegnante, da qualcuno, perché questo è secondo me negativo, perché ti porta a avere, cioè devi avere la voglia di fare qualcosa, ma di migliorarti, non per forza di far carriera. Poi in Italia è più difficile, purtroppo, ma non è facile neanche all'estero. Quindi qual è la differenza? La differenza è che devi essere pronto e devi studiare quindi bene. Quindi la base è quella. Se tu hai una buona base, poi vedrai che facendo determinate audizioni qualcosa ne caverai.
Me lo auguro per tutti. Ti ringrazio moltissimo e in bocca al lupo per tutto. Crepi.